Ciao ragazzi e bentornati in un nuovo episodio di Recensione più Doppiaggio. Come potete vedere, l'episodio prima ha annunciato quello che poi poteva essere, diciamo, un raffreddore e un po' di rotture di coglioni, che non si sente neanche troppo da come parlo, ma c'è, vi assicuro che c'è. Siccome appunto sto a casa e sto male, mi sono messo a vedere qualcosa in più del solito e ultimamente ho visto questa serie che non penso sia cagato nessuno. Ormai guardo solo cose che non si caga nessuno, però a me comunque è piaciuta e ne volevo parlare. È presente su Disney Plus e stiamo parlando della serie di Mike Tyson. Allora, come al solito, io giudico in base a tre cose: trama, personaggi e obiettivo. Partiamo con la trama. La trama è nient'altro che la vita di Mike Tyson fino a più o meno quando ha messo la testa a posto, perché non ce l'ha mai avuto, cioè non ce l'ha neanche adesso la testa a posto, però diciamo che si è calmato abbastanza da non essere più un criminale, ecco. E devo dire, ci sono delle cose che mi piacciono molto, perché a me quello che piace molto di vedere su un personaggio un po' frastagliato come Mike Tyson, o come può essere anche Adolf Hitler, vabbè, comunque, come possono essere, tra virgolette, i cattivi di turno. Ho estremizzato con Adolf Hitler, però la cosa figa è vedere da dove parte questa rabbia, questa cattiveria, diciamo, e anche farti un po' empatizzare con quella persona e capire perché ha fatto quella cosa. Questa è una cosa che mi affascina molto. E molte volte è bello poter vedere le cose dal loro punto di vista. E non è che li giustifichi, però li capisci di più. E questa cosa, come ho detto, per me è molto bella. E qui è stato molto figo. La serie è più o meno di 6 episodi, una cosa del genere, da tipo mezz'ora. E basta, è finita. Da quel che ho capito non ci saranno altre cose. E c'è lui che praticamente è grosso, vabbè, non nel senso che è grosso, cioè, si sa che è grosso, però nel senso è grande, nel senso di età, e è su un palco e racconta la sua storia, e poi ci stanno questi flashback dove fa vedere la sua storia. E ti devo dire, tu spettatore che mi stai guardando, per molti momenti ho empatizzato con lui e ho detto, ah, poverino, cioè lo capisco, sta così perché ha avuto tutto contro dalla vita. Per altre invece l'ho condannato, ho detto proprio, questa persona fa schifo, deve morire e basta. Però appunto è questo il bello, non ti puoi trovare né d'accordo né contro di lui in totale, ma solo in determinate scelte. Quindi come trama io gli darei, visto che poi regge anche abbastanza botte, c'è tanto sesso, direi 1-8, dai, non è male. Come personaggi, beh, c'è lui e basta. Praticamente sì, tutti gli altri fanno da contorno a quello che è lui, perché comunque la serie si chiama Mike e parla di Mike Tyson, quindi grazie al cazzo. Comunque secondo me è stato reso abbastanza bene. Non mi è piaciuta particolarmente la scelta, mi pare che sia Flavio Aquilone a doppiare Mike Tyson. Ok, Mike Tyson non ha una voce chissà quanto grave come possiamo aspettarci da uno grosso come lui, ha pure la zeppola e ok, però comunque non ha neanche la voce di un ragazzino. Comunque Flavio è bravissimo, però ha una voce da ragazzino. E non l'ho capita molto, però ci fai subito l'abitudine, perché quando trovi un doppiatore bravo, secondo me, su un personaggio, storci il naso all'inizio, ma se quel doppiatore è veramente bravo, poi non ci fai neanche più caso, appunto. Quindi come personaggi, per come è stato esplorato comunque a livello di personaggio dentro alla serie, posso dire che è stato esplorato bene, per quel che ne so di Mike Tyson. E quindi, beh, non posso dire altro che 10, in quanto è comunque una serie documentario in un certo senso. Quindi, non è che... L'obiettivo,
L'obiettivo secondo me era riportare qualche serie che parlasse di un pugile, che spiegasse la sua vita, insomma, e tutto il resto, che facesse anche il suo scalpore. Scalpore non lo ha fatto sicuramente, perché non ne ho mai sentito parlare, l'ho trovata per caso. E però secondo me hanno fatto quello che dovevano fare, cioè cercare di raccontare la storia di Mike per sensibilizzare, insomma, il personaggio di Mike Tyson, che è un po' troppo odiato alla fine per quello che ha fatto. C'è gente molto peggio, secondo me, peggio, peggio, ma tanto peggio, che viene amata molto di più, e lui semplicemente perché è stato un po' un capro espiatorio per tutto, ma allo stesso tempo è stato anche un pezzo di merda, assolutamente, dell'epoca. Quindi come obiettivo, dai, gli do un 8 anche qui. Quindi non mi sento di dargli un 9 come voto finale, perché comunque non... Cioè sì, allora, è un 9, gli do un 9, però ve lo giustifico così. È un 9 se ti vuoi guardare la serie su Mike Tyson, se ti interessa, e se c'hai voglia comunque di guardarti una serie biografica e tutto il resto. Ci vediamo al prossimo video con il doppiaggio di Mike Tyson, della scena in cui lui strappa l'orecchio a quel tizio che neanche mi ricordo come si chiama. E basta. A venerdì.